Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Applaudire i grifoni, molti già li conoscete, sono stati confermati, ci sono anche parecchi volti nuovi, si sono già impegnati nell'arco del precampionato, nella prima fase del ritiro estivo. Cominciamo col salutare i portieri Leonardo Vitali, ultimi 2 anni alla Juventus. E poi abbiamo una conferma importante per Alessandro Santopadre. E quindi in arrivo dall'isola di Malta, scuola Juventus, Antonio Elizai. E infine, visto che lui non segna mai, ma vorrei che lo chiamasse voi, il numero 1 del Perugia, Antonio! Chiamato così anche almeno una volta nell'arco della stagione. Perugino di San Martino in campo, classe 99, l'ultimo anno alla Fiorentina. Dalle giovanili arriva un altro classe 99, Daniele Viola. Quindi una conferma per Masaoglu Alassan. Ancora dal settore giovanile del Perugia, classe 98, Gianluca Gualtieri. Un acquisto importante, conosce bene il mister, arriva dalla Maceratese Raffaele Imparato. Lo abbiamo avuto come avversario lo scorso anno di Scuola e Proprietà Torino, ma giocava nell'Avellino, Marco Chiosa. E gli altri difensori che conosciamo bene sono Salvatore Monaco. Francesco Della Rocca. La migliore relazione dello scorso campionato, Pierre Desiré Zembli. Poi un volto nuovo, Joachim Olausson, classe 95, scuola Atalanta, lo scorso anno in Svezia, che è il suo paese di origine. Arriva dalla Pisa, Proprietà Roma, classe 94, Matteo Ricci. E poi un altro volto nuovo, l'ultimo dei centrocampisti, almeno su questo elenco, non ha bisogno di presentazioni, non aggiungerò altro, dico solo Matteo Brighi. E con Matteo Brighi si esaurisce la rosa di un volto che si è saputo mettere in luce nella formazione primavera lo scorso anno, Rafael Mirval. E invece un volto nuovo arriva anche lui dalla Maceratese, Cristian Buonaiuto. Dalla primavera, classe 98, Mattia Vicaroni. Perugia, tornato a Udine, ma di nuovo a Perugia, Alexis Zapata. E poi è ormai diventato una bandiera per il grifo biancorosso, Fabinho. Un'altra grande rivelazione dello scorso campionato, Jean. Oh.
Perugia, Virtus Entella, di nuovo Perugia, Samuel Di Carmine. Ha segnato un gol importante nell'ultima amichevole, ma naturalmente non è solo questo, è molto di più, lo conoscete, Stefano Guberti. L'ultimissimo arrivato in ordine di tempo, Francesco Dinolfo. Anche lui di Scuola Roma. E infine, un applauso, facciamo uno per Rolando Bianchi. E allora, questi, mentre Rolando ci raggiunge qui al lunetta dell'area di rigore, sono i Grifoni, vecchi e nuovi, vecchi si fa per dire, che saranno protagonisti della stagione 2016-2017, tutti questi insieme, vecchia conoscenza del Perugia, Cristian Bucchi! Da calciatore su questo rettangolo verde a tecnico della prima squadra, un bellissimo traguardo per lui, benvenuto a Cristian Bucchi. E adesso torniamo allo staff dirigenziale, chiamo qui vicino a me il direttore sportivo Marcello Pizzimenti. E poi in sequenza il responsabile dell'area tecnica Roberto Goretti. Il direttore generale Mauro Lucarini. Responsabile anche naturalmente del progetto Academy. E infine il vicepresidente Stefano Cruciani. Colgo l'occasione per salutare le ragazze, la più importante. Accogliamo tutti insieme con un grande applauso colui che ha dato tanto per questi colori. Ultima perla, il Museo del Perugia Calcio alle spalle della gradinata. Chiamiamo tutti insieme Massimiliano! 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 Sempre ci apprestiamo ad affrontare il sesto campionato insieme. Spero veramente di continuare a darvi delle buone soddisfazioni. E quest'anno qualcosa abbiamo cambiato sicuramente, perché pensiamo che Perugia possa fare qualcosa di più. Quindi l'augurio che mi faccio da solo, ma soprattutto che faccio a tutti voi. Grazie e poi ci rivediamo alle partite. Diventare un grande beniamino del pubblico biancorosso, è diventato una bandiera di questa società e stasera dall'addio al calcio, ultima partita ufficiale per Gianluca Comotto, il capitano. Accompagnato da questo giovanissimo che nella maglietta davanti, fatti vedere, ha scritto grazie di tutto papà,
e dietro Girardi c'è scritto 507. Gianluca, 507 volte, stasera l'ultima. Sì, è arrivato il momento. Grazie. Grazie veramente. Parlare non è facile perché poi l'emozione veramente è forte, però entrare ancora una volta con la fascia al braccio e mano nella mano con mio figlio penso che sia una conclusione veramente bella davanti a voi che mi avete sempre... Vado avanti, se no poi mi blocco, non parlo più. Mi vengono in mente tanti ringraziamenti, ma il primo sicuramente va alla mia famiglia, agli amici più cari che sono là, soprattutto mia moglie che mi ha supportato, aiutato per tutta la fantastica avventura della mia carriera. Grazie al Presidente per questa possibilità che mi ha dato, per avermi fatto continuare a rimanere nel mondo che amo. Grazie a questi ragazzi che mi hanno subito accolto nella nuova veste appunto dirigenziale. E grazie soprattutto a tutta Perugia perché sin dall'inizio mi avete letto come vostro capitano e ho sentito l'affetto da voi. Forza Grifo sempre. Grazie, grazie davvero. Più lo faccio uscire dalla porta e più mi rientra dalla finestra. È di nuovo in campo, quindi niente, soltanto grazie. Grazie al professionista, grazie all'uomo, grazie a quello che hai dato alla mia società, ma soprattutto che hai dato a te stesso con una grande carriera.